collaborazione con Istituto Santa Chiara, dal 2002 salute, prevenzione e cura. Tecnomed, centro medico biologico da 4 generazioni per la vita. Prevenire è sempre la scelta migliore. Alma Roma, il piacere di sentirti al sicuro. Sollevante, gestione e servizi a tutela della salute. Vorrei continuare a parlare di riabilitazione, ma dal punto di vista delle strutture. Senz'altro. Noi, a parte le strutture cosiddette convenzionate che appartengono un po' al privato sociale, ne abbiamo due che vengono gestite direttamente dal Dipartimento di Salute Mentale. Una ha l'acronimo CRAP, questa si trova a Minervino Murge, ospita 14 pazienti e il personale che lavora lì dentro sono tutti dipendenti dell'ASL. Poi abbiamo la REMS. La REMS non è altro che l'acronimo di una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Cosa sono le REMS? Non sono altro che il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, cioè i vecchi manicomi criminali che sono stati chiusi. Poi, accanto a queste due strutture, noi stiamo perseguendo anche un tipo di inserimento di pazienti non in strutture ben definite, ben localizzate, ma in famiglie. E questo progetto, che prende il nome di IESA, che è l'inserimento eterofamiliare supportato dagli adulti. E continuiamo allora a parlare, perché andremo a conoscere altri componenti del suo squadrone. Ormai l'abbiamo chiamato così. Squadrone. Voi, come al solito, seguiteci, venite. E questo è un argomento che tocca tutti. Ne sono più che mai sicuro. Anch'io, per esempio, da oggi o da ieri, non ricordo, ho iniziato una dieta. Avete compreso l'argomento? Il dottor Iovine, che mi sta ascoltando e che è qui di fronte a me, cura una sezione, un servizio del dipartimento che va sotto l'acronimo DCA. Che cosa significa questo acronimo DCA? DCA sta per disturbi del comportamento alimentare. Non stiamo parlando semplicemente di dieta, ma altrimenti... Ma certo, ci mancherebbe altro. Saremmo tutti matti, verrebbero tutti e non saremmo in grado di dare risposte cosa. Certo. No, qui parliamo di disturbi veri e propri del comportamento alimentare, quando il cibo diventa il nemico, quando il cibo diventa un serio problema, e non è soltanto il cibo che mangio in eccesso e magari mi regala qualche chilo di troppo. Ci sta anche quello è un tipo di disturbo, ma non è sicuramente quello che ci preoccupa di più. Il problema è quando al problema con il cibo, che diventa un'ossessione, diventa l'oggetto principale della mia vita, la cosa con cui mi devo confrontare, dove alla fine non sto più a pensare forse che devo uscire con gli amici, ma devo pensare ad andare su internet per vedere quante calorie contiene un cibo e che cosa mi conviene di più utilizzare per dimagrire. Quando il cibo diventa una vera e propria ossessione e quindi una malattia. Perché noi che non abbiamo, diciamo, di queste ossessioni, forse non riusciamo neanche a comprendere che ci possano essere, eppure ci sono. E il problema è infatti anche quello. Ci occupiamo anche di questo, di informare. Abbiamo fatto l'anno scorso un corso di formazione per i genitori, dedicato solo unicamente ai familiari di ragazzi o ragazze, perché nella maggior parte dei casi sono ragazze molto giovani, belle e che sono intelligentissime. In genere sono le prime della classe e sono di una tenacia e di un'intelligenza veramente talvolta che ti lascia stupito. Possiamo dire sconfortante, perché non è una questione di ignoranza, che ne so, di tessuto sociale attorno. No, spesso hanno tutte queste prerogative in positivo, ma eppure ci cascano. E ci cascano in pieno, e diventa un problema per la giovane donna, perché in genere sono ragazze, noi vediamo dai 12-11 anni fino a età, però sicuramente il picco è tra i 16 e i 20 anni, è diciamo il picco maggiore di incidenza di questo tipo. Quali di problemi possono essere i campanelli d'allarme? Perché io credo che ci debbano essere dei segnali, diamine. Indubbiamente la famiglia può cogliere tutta una serie di cose.
cose, iniziare a essere molto ricercati in ciò che si mangia, iniziare a essere molto quasi sofisticati, perché dice no, questo sì, questo no, iniziare a pesare gli alimenti. E poi man mano si incomincia a dire ma con qualche scusa si cerca di evitare di mangiare con gli altri, perché si cerca di mangiare da soli, perché da soli si può rispettare tutta una serie di cose. E poi arriva il momento in cui si mangia e poi con una scusa si va in bagno, e lì vuol dire che siamo già in una fase inoltrata dove si iniziano a mettere in atto quelle manovre di evitamento. Serve, io introduco ma poi devo eliminare. Quindi, se ho capito bene, stiamo parlando proprio di quelli che sono i sintomi dell'anoressia. Certo, è diciamo la situazione più importante, anche perché per anoressia si può anche morire. Si può sembrare strano, ma è così, e non con incidenze tanto basse. Stiamo parlando di 1 su 7, 1 su 8 di casi gravi che possono arrivare anche a morire. Non è un problema da trascurare, non stiamo parlando di cose che riguardano il nostro aspetto fisico e se ci piacciamo o non ci piacciamo, no? Parliamo di cose che possono essere seriamente pericolose. L'altra faccia della medaglia, visto che abbiamo è la bulimia. Quando invece lì invece mettiamo tutto dentro come una betoniera, no? Sì, dove quando il cibo diventa lo sfogo di tutto, quando poi mangiare diventa anche in questo caso un'ossessione, ma nell'altro senso, nel senso di ricercare quanto più possibile di mangiare tutto quello che senza trovo limiti. Senza limiti, senza ordine, dove poi dopo una bella pasta al cioccolato ci posso anche mangiare due cetriolini sott'aceto. Uno dice madonna che schifo, no, eppure in quel momento l'importante è mangiare, non ha importanza cosa e come e in che ordine. E insomma il DCA qui nel dipartimento ha il suo buon da fare. Abbiamo il nostro buon da fare, noi abbiamo aperto questo ambulatorio 4 anni e mezzo fa, e è un lento percorso, perché nel pubblico attivare dei servizi nuovi, quando soprattutto in epoche in cui le risorse sono sempre molto scarse, non è facile. Noi diamo risposte ai bisogni delle persone, ma lo stiamo cercando di fare in un modo che forse vorrei dire vorremmo che ci contraddistinguesse, perché secondo noi la cura non è soltanto dare le medicine, fare le sedute di psicoterapia, badare ai bisogni più elementari di curare la salute mentale di una persona. Per noi è ridare dignità alla persona, e la dignità secondo me è quando la persona non diventa più un peso per la famiglia, ma diventa una risorsa per la famiglia. E quando diventa una risorsa? Quando è portatore anche di un reddito. E noi a quello che stiamo cercando di fare, di attivare dei progetti riabilitativi, ad esempio nella nostra CRAP di Minervino, che stiamo rivoluzionando proprio nell'idea che debba diventare una riabilitazione, per cui lo scopo è quello di insegnare un la lavoro, finalità ultima, ridare un lavoro, lavorate. E dare un reddito, certo, perché alla fine stiamo dando anche un reddito. Quando si toccano questo. Le tasche, bene, sono contento. Continuiamo, grazie a lei. Continuiamo il nostro viaggio nel Dipartimento di Salute Mentale della BAT, toccando un dipartimento che potremmo quasi dire distaccato da quello della salute mentale in senso generale, perché questo è il dipartimento delle dipendenze patologiche. Eh sì, non tutti i piaceri sono fini a se stessi, cioè noi ci divertiamo, giochiamo a carte, oppure facciamo sesso, o facciamo la fumatina o la bevutina, e fino a lì tutto va bene. E quando si esagera? E qui interviene il dipartimento. Io di fronte ho il direttore di questo dipartimento, che è il dottor Gianfranco Manzi. Ben trovato! Grazie anche a voi, grazie. Chiedo scusa per il disturbo, però è troppo interessante. È un piacere, assolutamente. Anche ha parlato perché di piacere, è un piacere. Bravo, grazie, è troppo gentile. Sì, perché qua la salute mentale è stereotipata in maniera diversa da come dovrebbe essere, perché tutti noi possiamo cascare proprio attraverso i piaceri. Ecco, allora, che cos'è il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche? Come è strutturato? Così facciamo un volo radente su questo dipartimento, dottor Manzi. Certamente. Allora, lei ha inquadrato benissimo la problematica, perché effettivamente se dovessi dare una definizione delle problematiche correlate alle sostanze, all'uso di sostanze o di altre abitudini, sarebbe proprio quella della specificità
del nostro impianto gratificazionale, è proprio qui, è sulla gratificazione che c'è un'alterazione e quindi la presa in pieno, se vogliamo, è una disfunzione della ricerca dei piaceri che fanno parte appunto della del nostro equilibrio, della nostra stabilizzazione. Anche della nostra stessa esistenza. Della nostra stessa esistenza. Ecco perché i servizi per le dipendenze patologiche, i nostri dipartimenti, hanno una strutturazione complessa, non soltanto come copertura logistica, abbiamo servizi per esempio sulla BAT che sono circa 400.000 abitanti, abbiamo la direzione che è qui nella sede di Andria come unità operativa complessa, che però coordina altri SERD come per esempio l'unità operativa semplice di Barletta. Sono circa 100.000 abitanti anche a Barletta, quindi c'è un SERD solo per Barletta. Poi abbiamo la struttura SERD di Trani Biceglie, altro grosso distretto di circa 110.000 abitanti. Poi abbiamo ancora strutture SERD territoriali, una su Canosa e una su Margherita di Savoia. Però ecco, nel passare del tempo sono venute fuori anche i disturbi, le dipendenze comportamentali, ragion per cui abbiamo il vanto di avere un'altra sede logistica a sé stante, quella per il servizio per il contrasto del gioco d'azzardo patologico, presso l'ospedale vecchio di Barletta, diciamo presso il distretto di Barletta. Quindi questa è la struttura logistica ben articolata e ben suddivisa per il nostro territorio. Però come si diceva prima, la complessità, la famosa triade biopsicosociale che sottende i disturbi della dipendenza, non poteva non prevedere anche una complessità della struttura degli operatori all'interno. Per quindi cui, la famosa equip, no? Esatto, multifunzionale e multiprofessionale, esattamente. Ed è questa, diciamo, anche il nostro rapporto di forza, se vogliamo, perché diceva bene, se è vero che la dipendenza è un disturbo della ricerca del piacere, quindi si riporta anche a una difficoltà dell'equilibrio psicofisico della persona, è bene anche che ed è giusto anche che sia strutturato in maniera multidimensionale. Diverse persone con diverse specializzazioni lo prendano in carico per capirne meglio, insomma. Esattamente. Ecco, abbiamo parlato di gioco d'azzardo, che poi entriamo un po' nella specifica, e voi avete proprio, posso dire, una sezione che si occupa del gioco d'azzardo, una divisione, come la vogliamo indicare? Esattamente. Che poi ha un acronimo, no? Proprio preciso, GAP, GAP. Sì, GAP, poi gli acronimi sa che cambiano, anche noi ci chiamavamo prima SERT, che stava per servizio tossicodipendenze, intendendo le tossicodipendenze quelle da sostanze tossiche. Ma attenzione che tossicità non va di pari passo a legalità. Per esempio, una sostanza tossica ma legale è la nicotina, no? Una sostanza tossica ma legale è l'alcol. Quindi attenzione, perché qui c'è un altro capitolo importante, ma comunque qui ci sono dei confini ben chiari che a volte diventano molto offuscati, cioè esattamente, non si capisce, esattamente. No? Ma mi ricollego un po' alla sua introduzione, perché fa parte poi il discorso delle dipendenze dell'antropologia sociale, per cui in Europa è consentita l'alcol, ma se andiamo nei paesi arabi è assolutamente negata per questioni sociali e religiose. Al contrario, in Arabia si può fare l'ingresso nelle sale dove si può fumare cannabis o oppio, ma è assolutamente vietato consumare alcolici. Quindi ha detto bene, è una sfaccettatura che non può non far parte anche della sociologia e dell'antropologia della società di cui ci occupiamo. Entrando in questo discorso, credo che non ci basterebbero 5-6 di queste puntate, perché mi viene anche spontaneo dire che le nuove dipendenze certamente 100 anni fa non si conoscevano e chissà quante ce ne saranno ancora. Bene, proprio tutto, tutto. Quante altre cose non abbiamo potuto dire visto il tempo, però ci accontentiamo, grazie.
Ma grazie al dottor Gianfranco Manzi, a buon rivederci, chissà. Grazie a voi per aver lanciato questa luce importante a favore dei nostri, non solo pazienti, ma della cittadinanza. Troppo Ripeto, gentile. Molto aperti come servizio, sempre molto aperti, sempre accoglienti da questo punto di vista, e perché no, le strappo una promessa di ritrovarci per approfondire alcuni di questi temi che abbiamo appena accennato in questo aggiudicato momento. Con grazie. Voi come al solito, alla prossima. In collaborazione con Sollevante, gestione e servizi a tutela della salute. Prevenire è sempre la scelta migliore. Alma Roma, il piacere di sentirti al sicuro. Istituto Santa Chiara, dal 2002, salute, prevenzione e cura. Tecnomed, centro medico biologico da 4 generazioni per la vita.